Eccoci qua. E poi c'è anche il nostro appuntamento con quelli che sono gli ospiti in questo momento telefonicamente. Buona domenica, Leonardo. Ciao a tutti, buona domenica. Come stai? Non Molto bene, molto bene. ti ho svegliato all'alba, no? Non all'alba, però insomma, dai. Anche perché per preparare un pochino la voce bisogna svegliarsi un po' prima, noi che ci lavoriamo con queste corde vocali, quindi un Esatto, sì, pochino. però di domenica possiamo rilassarci un attimo almeno. Cos'hai fatto ieri sera? Ma ieri sera niente idea, niente di che, siamo andati a vedere un documentario su David Bowie, qui a Sì? Bari, che c'era un film documentario molto bello, poi una pizza e poi a casa, insomma. Ok, allora noi ricordiamo ai nostri radioascoltatori di Studio 95 Melito TV che Leonardo La Macchia è stato all'ultimo festival di Sanremo per le categorie nuove proposte e sto guardando adesso qualche foto che abbiamo fatto insieme e la domanda, Fantastico. devo dire che è quella, no? Sanremo 2017, il prima e il dopo, come sta andando? Allora, adesso siamo al lavoro, stiamo cercando di fare belle cose, siamo molto carichi, abbiamo un sacco di voglia di fare cose. Abbiamo avuto un po' di date, qui a Bari c'è stato un in-store un po' di tempo fa, ora ci sarà il 15 a Lecce. Poi c'è stata anche un'apertura di un concerto di Irene Grandi e Marcianise. Sì, infatti quello che ti volevo chiedere è com'è stato a lavorare con Irene Grandi. Ma è stato bellissimo perché lei tra l'altro è una persona splendida, cioè davvero umana, fantastica, non ci ha fatto sentire assolutamente a disagio. È stato davvero un piacere lavorare con lei perché è simpaticissima tra l'altro. Quindi adesso solo al Maiora, si cresce soltanto, è solo un punto di inizio. Sì, beh, il Festival di Sanremo, come sempre si sa, è un po' una grande vetrina, un Esatto. corri-corri, lì non si dormiva mai, no? Mai, mai, ve lo giuro. Direttonella, possiamo Lo dirvelo. possiamo assicurare, noi non dormivamo mai, era sempre tra sala stampa, e varie interviste e devo dire, Leonardo, una persona meravigliosa, giovanissima, ma con una personalità molto forte e che ha portato un pezzo dove, insomma, ciò che resta dei rapporti sentimentali. Grazie, sì. Ci resta, diciamo, solo ciò che è stato, in realtà solo ciò che ci ha portato alla felicità, tutto il resto viene cancellato. Credo che sia un consiglio da portare anche con sé per tutte le esperienze della propria vita, non solo per quelle sentimentali. Sì, un pochino, un po', un vari consigli. Tra le altre cose, questa mattina, sai, nel mio programma, domenica, si sceglie un argomento e poi lì i radioascoltatori vanno a mandare il messaggino. Si parla proprio di rapporti sentimentali, lunghi o corti. Cioè, se si è più a favore di quei mega fidanzamenti, 10-15 anni, oppure ti fidanzi, vai a convivere o vai a sposarti. Tu, che sei giovanissimo, insomma, anche coetanei, i tuoi amici, siete più a favore del rapporto lungo oppure del andiamo subito a convivere? A sposarci. Guarda, io ho in realtà amici che stanno iniziando ad andare già a convivere, infatti mi stanno mettendo l'ansia perché non dovrebbero farlo, ma lo stanno facendo, però va bene così, quindi no, io in realtà vivo come viene, cioè non mi faccio alcun tipo di problema, se un rapporto è lungo ben venga, se decidiamo subito di andare a convivere ben venga lo stesso, quindi Ma no problem. Leonardo in questo momento è innamorato? Leonardo No, no, quindi in questo forse dopo Sanremo è innamorato più di se stesso, che credo che sia fondamentale. momento. Innamorato della musica, sicuramente. Quello Quello sempre. sempre. Ecco, dopo Sanremo, insomma, grande visibilità, è uscito anche il tuo album, Sei canzoni, dove si parla, insomma, di sentimenti, tu sei cantautore. Perché le persone dovrebbero ascoltarlo? Ecco, cosa troveranno nel comprare, nello scaricare, il tuo CD? Come hai detto tu, si parla di varie forme di amore, di varie forme di rapporti sentimentali, a partire da quella per se stessi fino ad arrivare al pezzo di Sanremo, ciò che resta. Diciamo che è un percorso che avviene sia dentro di me, attraverso i brani, come dicevo qualche tempo fa, credo sia come un libro, ogni canzone è un capitolo, quindi è propedeutica all'ascolto di quella successiva.
Quindi è davvero una storia che spero di aver raccontato nel meglio dei modi. Una storia quindi che racconta un po' di te. Io accanto a me ho il mio collega che ti vuole fare una domanda, lo vedo qui Ma già sì, pronto. stavo. Ciao, intanto, ciao Ciao, Leonardo. buongiorno. Ascolta, ma allora tu quando sei andato a Sanremo hai detto mi hanno catapultato in questo frullatore enorme che è la macchina del festival. L'amore, no? Non è un pochino un frullatore, tu ti ci butti dentro, non sai mischiando, mischiando, mischiando cosa esce, se esce un prodotto buono e quindi un amore lungo oppure un qualcosa che poi è da buttare. Ma secondo me l'amore è peggio di Sanremo, c'è cioè un frullatore molto più pesante di Sanremo, perché a volte ti spinge anche a ricrederti sulle tue convinzioni, diciamo, sui tuoi modi di vivere la vita, solo per stare bene con l'altra persona. Quindi credo che bisogna. Io fondamentalmente per i rapporti lunghi o corti ne ho sempre avuti di corti, Sei perché non. giovanissimo ancora, Leonardo, Sì, esatto, quindi non ti so neanche dire, non ho mai avuto esperienza, solo i miei amici vanno a convivere, io no. infatti. Comunque, su sta cosa degli amici, guarda, ti capisco, ci sono coetanei miei di scuola che si stanno per sposare, io più o meno l'età tua, si stanno per sposare, io ho paura, dico io non. Oddio, no, ma stiamo scherzando, ragazzi, non si può fare, dovete ancora vivere, smettetelo. Quindi no. Leonardo, invece quelli che sono adesso, Sanremo già veramente è stata una grande vetrina, punto di partenza e già la fortuna di calcare questo palco così forte, cosa sono un po' i progetti, se ci sono delle tappe in tour, c'è cioè un po' di firmacopie, quelli che sono quello che è il progetto live e poi importante anche sono il livello, lo ricordo sempre, i social. Sì, allora, come già ti ho detto, ci sarà una data il 15 di marzo alla Feltrinelli di Lecce Quindi per 15 un di tour. marzo, quindi Feltrinelli di Lecce, lo ricordiamo per tutti i nostri amici. Poi c'è il 25, un evento qui a Bari Blu, in un centro commerciale Sì. pugliese in provincia di Bari, e poi dalla settimana prossima dovrebbe uscire in realtà tutto il calendario, quindi non posso ancora spoilerarvi Ok, però nulla. possiamo seguirti sui social? Certo, seguitemi sui social, sia su Facebook Leonardo La Macchia, su Sì. Instagram sempre Leonardo La Macchia, su Twitter Leo La Macchia, senza Nardo, e poi su YouTube Leonardo La Macchia. Ecco che è molto Quindi. importante seguire passo dopo passo le dirette di Facebook, sapere ecco, Esatto. i nostri. Un'altra domanda, Silvio, vai. Un'altra domandina al volo. Sì, Ma io eccoci. volevo fargli a domanda mia quella che mi piacerebbe, no? Sto tornando a Sanremo che è sempre questa vetrina. Domani ti propongono di poter duettare con qualcuno, uomo o donna, che sia italiano che straniero, ovviamente di una certa portata. Tu chi sceglieresti? Eliminando Irene Grandi che già hai avuto la collaborazione. Io ti sceglierei, ma io forse d'italiano credo sceglierei Cristina Donà, Ok, perché credo sia sì, una grande cantautrice fortissima, amo i suoi testi, amo spessore. tutta la sua musica. E beh, poi di americano ce ne sarebbe un paio, ci sarebbe Tony Bennett, ci sarebbe Stevie Wonder, però. Vabbè, insomma, Dai, ok, abbiamo capito, gusti particolari, dai. Ma cantautore, insomma, Certo, di una direi. certa Però vedi, la Leonardo. cosa, Leonardo, Antonella, lo dico anche a te, esce la notizia, già Gigi D'Alessio si lancia per una possibile conduzione l'anno prossimo nel festival e si dice che i cantanti, fatto un primo step, che è quello musicale, che è quello forse più importante, poi abbiano questo sentimento che li porta alla televisione proprio, ed Oppure a andare fare a qualche condurre, film, a fare sì. tutte, come ti ci vedi tra un po' di anni? Ma io C'è un te lo sogno dico, nel ci vado a fare cassetto che questo di hai? mestiere comunque, a prescindere dalla televisione, quindi spero che possa continuare ad esprimermi con i miei testi, con la mia musica, e questo è fondamentale. Poi quello che succederà, succederà, perché oltre ad essere musicista, poi sono anche designer, sono grafico, Beh, quindi l'arte è nel tuo sei DNA, mi sembra di è capire. totale. È Artista tutto totale. tondo, quindi, Sì, nello perché show potrebbe completo. succedere qualsiasi Sì, nella cosa vita in mai realtà. mettersi limiti, puoi cercare di sviluppare al massimo. Noi vogliamo e desideriamo ascoltare la tua musica, il tuo pezzo ci piace, ne avevamo già parlato al Sanremo, noi come radio.
Anche molto importante il sostegno, soprattutto delle nuove proposte, e non ci fa mancare nulla. Tra le altre cose, caro Leonardo, siccome l'appuntamento mio la domenica prevede di tutto e di più, è un contenitore, abbiamo il nostro parapsicologo, nonché astrologo, che ti vuole fare un regalo. Oh, fantastico. Ecco, non so se tu segni di che segno sei, se Io credi Ariete. Ariete, se credi a questo mondo, però se vuoi fare una domanda avrai una risposta diretta perché ti presento Fabio che tra le altre cose era lì al festival. Ah, fantastico. Ciao Fabio. Ciao Leonardo, come stai? Scusi Eccoci, tutto l'italiano, bene? giustamente non è perfetto per me perché sono abitato in Venezuela. Non ti preoccupare, ci capiamo lo stesso. Perfetto. E voglio farti prima una domanda. Dici che tu hai provato tanti generi musicali e mi parla anche della parte della musica classica, la lirica, il rock. Quale è il genere è quello che ti piace di più o ti senti più identificato? Credo che contestualizzando la domanda in questo periodo storico della mia vita, credo che il cantautorato adesso si avvicini molto a ciò che penso, ciò che sento e ciò che respiro, quindi adesso quello è il genere della mia vita, tra virgolette. Va bene, ok, c'ho in mano qua, ora parliamo dell'astrologia, cioè il tarò, se vuoi fare una domanda particolare, bueno. Hai una domanda particolare? Noi ti diamo subito la risposta se come può andare. Hai qualche dubbio? Dubbio, vediamo, c'è di qualsiasi natura addirittura Sì, la domanda. certo, puoi parlare. Noi abbiamo il nostro astrologo, il nostro, come dire, parapsicologo che ti può dare una risposta attraverso i suoi, diciamo, Oracoli. strumenti, oracoli. Perfetto, niente, chiediamo, allora, ti chiedo questa cosa, come potrei vivere meglio? In realtà è difficile, perché guarda, mi avete spiazzato. No, vai tranquillo, come ti viene di facile e diretta la domanda. Sì. Allora, l'Ariete è un segno molto particolare, lo so anch'io. Qual è il giusto modo per rapportarsi in generale con gli altri? Bueno, Leonardo, prima ti dico che tu sei una persona anche analitica, dettagliista, sai, e sei perfezionista, e sempre cerchi la perfezione, ok? E a parte, sei una persona impulsiva. Allora, c'hai due cose che sono positive, però anche se non le sai Gestire bene, puoi avere tanti problemi, inconvenienti. ok? E la tua data di nascita, scusa, qual è? Il 17 aprile del 94. 94. Ok, tu sei una persona anche che il regalo che c'hai a livello spirituale è che sei una persona molto responsabile, sai? Quando tu prendi un compromesso, dici di fare una cosa, tu la fai. Ora, come deve Sì, essere come si deve comportare per gli altri, come si deve rapportare. Parla che ci sono situazioni che devi trattare di mantenere la calma. Di trattare di stare in riconciliazione e Riconciliazione, cercare di parla trovare un po' di armonia, sì. di Di rimanere. armonia intorno perché si presentano situazioni intorno a te che sono un po'. Che non sono, diciamo, d'accordo, che ti puoi devi trovare un po' di armonia in queste varie situazioni. Già. È Allora, vero tutto questo? è vero, ti E giuro, sì. parla, vedi la seconda carta, parla dell'armonia, parla Ok. della riconciliazione con l'armonia, Sì. ok? E per ultimo ti dice il miracolo dell'amore, ossia trattare di comprendere anche che tutti sbagliamo nella vita e trattare di riconciliare e cercare Allora, l'armonia. quello che sto dicendo Fabio, insomma, Sono penso tre che è carte abbastanza che chiaro, sono le tre carte che ti escono, sono la prima cosa la riconciliazione, quindi esce. l'armonia con quello che è intorno e soprattutto il miracolo dell'amore. Ah, il E miracolo. quindi sì, diciamo, Qualcuno lo farà prima o poi questo che miracolo. c'è? Che c'è, Leonardo? Poi in privato ne parliamo io e te, tesoro mio. D'accordo?
tanto ci WhatsAppiamo, quindi. E aspetta, aspetta che c'è un'altra. Sì, però esci effettivamente. Per ora che è solo In Leonardo. questo momento Leonardo dice lui che non è Qua fidanzato. esce una donna bianca dei capelli neri, ok? Che si avvicina a te. Ossia, questa persona arriva. Sì, sei solo, non credo che sia Invece per tanto parliamo tempo. dell'attività, della musica, ecco, dei suoi progetti canori. Che consiglio possiamo dare, ecco? Che il Ok, consiglio. senti una cosa, Leonardo, tratta di cercare sempre un po' di armonia, perché ci sono persone che giustamente mettono come l'ostacolo per lograre tu Per il il. tuo andare avanti, per il tuo sogno, Sì. quindi insomma di cercare la cosa importante. Non so se ti sei dato, ossia se sei dato cuenta di questa Questa situazione. situazione, ecco, dice Fabio, dice se bene o male quello che sta dicendo sta succedendo, lo stai vivendo. Sì, diciamo che alcune cose si Ci stanno sono. manifestando, ci sono. Ok, te cerca, ricorda sempre tre carte ho uscito che ti parlano della riconciliazione, Riconciliazione, armonia e armonia, del. miracolo e miracolo, ossia dell'amore. Cerca di tante volte, c'è un dicio che dice che chi merita tagliarle le mani, tante volte si devono baciare, no? Tratta di essere troppo politico. Di essere un po' diplomatico, Leonardo, ogni Ah, ok, ci tanto. pensa troppo. Ci sta ogni tanto nella vita, bisogna essere diplomatici e soprattutto Controlla questo impulso che hai tante volte, perché tu sei una persona diretta, istintiva. istintiva, tu dici le cose, chi piace piace, chi si arrabbia non sono affari di queste persone, perciò tratta di controllare un po' e tu vedrai come piano piano le Hai cose visto, Leonardo? evoluzionano. Fantastico, Dalla fantastico. musica parliamo dei progetti che sono, insomma, i tuoi dell'arte, ti diamo qualche anche. Noi, ti dico, è un contenitore la Fantastico. domenica, fantastico. Io sono veramente Bellissimo. contenta perché quando ti ho conosciuto al festival, la prima cosa che esce fuori di una persona, vabbè, già di essere del sud, vali 100 punti in più, viva il sud, mi È dispiace in vero, generale. sempre. Leonardo, spero averti aiutato, ok? Che ti ho dato un bel consiglio, medio il tarò, e che ti serva a te in un futuro. No, sicuramente mi servirà, perché hai detto davvero tutto ciò che sono in 10 minuti, quindi sei stato fantastico e spiazzante. Fantastico, Leonardo. Io, Silvio, vuoi. Ma io direi che magari, io non ho niente da aggiungere perché dopo Fabio ci spiazza tutti quanti perché ci azzecca sempre, però potremmo chiedere a Leonardo, come sempre, di Sì, adesso lanciare. che lo salutiamo assolutamente di lanciare il suo pezzo. Allora, Leonardo, io ti ringrazio perché ripeto, quando ti ho conosciuto al festival l'ho detto, secondo me le radio, soprattutto quelle private, devono sostenere quelle che sono le nuove proposte per il futuro e avere un cantautore italiano, giovane, con tanta personalità e un grande miracolo E del del sud. sud, Grazie. quindi Studio 95, la nostra radio è presente nella tua vita e noi siamo qui per te, quindi qualsiasi cosa hai bisogno ci siamo, ok? Allora, visto che c'è tra poco il tuo pezzo, ti dico, la radio è Radio Studio 95, quindi ti do a te il microfono, sei il. Adesso ti diventi uno speaker, presenti il tuo pezzo, va bene? Perfetto. Vai. Allora, i microfoni di Radio Studio 95 sono le 11:35, Leonardo La Macchia con ciò che resta. C'è solo un posto se ti va, puoi salire.